Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti nel 2021 e benvenuti anche in questo primo vlog del 2021, nonché anche in questo primo video del 2021. Come state? Spero tutto bene, i miei capelli qua non ce la fanno, che problema hanno, non ne ho idea. In ogni caso, oggi è il 30 di dicembre e sto facendo ovviamente l'intro per questo video che sarà il vlog del mio capodanno, che come per tutti dovrebbe essere un capodanno molto diverso, perché infatti lo passeremo a casa, perché siamo tutti in zona rossa, eccetera, eccetera. Vi devo dire la verità, io non ho mai passato chissà quali capodanni, non sono mai uscita o cose del genere, ma quest'anno, siccome è un momento un pochino difficile per tutti, ho pensato di portarvi con me sia a Natale che a Capodanno, quindi ho deciso di vloggare. Però a Natale, siccome era una giornata un pochino più privata, ho deciso di vloggare in maniera più muta. Capodanno ho deciso di farlo in maniera più chiacchierata e farò delle cose interessanti. Infatti domani sera ho in piano una sorpresa per i miei amici, ma ve ne parlerò meglio domani. Quindi niente, volevo semplicemente fare questa intro perché probabilmente domani mattina sarò troppo rintronata per fare un intro come si deve. Quindi niente, spero che questo video vi piaccia. Buongiorno a tutti, sono stanca, vorrei dormire ancora, ma non si può, anche perché è tardi. Quindi ora mi alzo e vado a fare colazione. Sono ufficialmente tornata in camera, adesso devo rivedere assolutamente la sorpresa per i miei amici di cui vi parlavo ieri. Beh, vi posso dire che cos'è, perché tanto quando questo video uscirà loro l'avranno vista sicuramente. E se non l'hanno ancora vista, regà, spoiler, svegliatevi fuori, guardate le vostre mail. Praticamente, siccome quest'anno è stato veramente un anno difficile per me e loro mi sono stati molto vicini, ho deciso di scrivere loro delle mail e di far loro una playlist personalizzata. È una cosa molto semplice, però volevo farlo. E manderò loro questa mail con attaccata la playlist di Spotify a mezzanotte. Solo che ovviamente devo rileggere tutte le mail, o comunque me ne mancano tre, credo due da rileggere, non mi ricordo. Ed è quello che farò adesso, in quest'ultima parte della mattinata, perché ormai la mattinata è finita. E devo anche ricontrollare le playlist per vedere se le canzoni vanno bene. E questo è quanto, sinceramente non farò chissà che di divertente. Come vedete, io ho questa cartella chiamata Letters to Friends perché sono molto British Inside e all'interno ho i miei file, ma alcuni li ho già convertiti in PDF, che sono quelli che ho riletto, che sono Kaz, Stefano e Vale. Kaz sarebbe la mia amica Maria di My Wicked World, e quindi mi mancano da rileggere Marco e Susie. Ho già aperto il mio file con Marco, che appunto adesso mi rileggerò, e non l'ho specificato nell'altra clip, ma sono ovviamente delle mail in cui io dico loro quanto sono stati importanti per me durante quest'anno, quanto mi hanno aiutato e quanto mi sono stati vicino in questo anno molto difficile, perché è stato alla fine un anno molto difficile. E poi qui su Spotify ho anche fatto le playlist, quindi abbiamo Amo, che sarebbe Stefano, Kaz, Vale, Marco e Tia sarebbe appunto Susanna. E niente, per ogni persona vediamo quella di Maria, perché siccome lei ha l'account di YouTube posso far vedere la sua foto. Ci sono più o meno una trentina di canzoni che io ho scelto che potrebbero o piacerle o comunque che io dedico a lei. E la cosa che ho pensato di fare è stata mettere come prima canzone questa qua, che magari conoscete anche voi, che è famosa su TikTok. È quella che dice: aspettate, low key fuck 2020, insomma, che manda a fanculo il 2020. Mentre come ultima canzone ho messo L'anno che verrà di Lucio Dalla, perché regà, se ve la ascoltate e pensate al 2020, è super accurata e ci sta veramente tantissimo. E penso che sarà una di quelle canzoni che io ascolterò stasera. Cioè, in realtà io ho la mia canzone da ascoltare stasera proprio a mezzanotte, però una di quelle che ascolterò dopo sarà sicuramente L'anno che verrà di Lucio Dalla. Ho deciso che, siccome sto per correggere la lettera mail di Marco, mi ascolto la playlist di Marco. Quindi iniziamo con Fuck 2020, giusto per ricordarci che il 2020 fa schifo, ma per fortuna finisce oggi. Yes! Ho finito di sistemare la lettera per Marco con molta fatica, perché nel mentre ho anche ballato, che la sua playlist è molto particolare perché è piena di canzoni che potremmo anche cantare al
karaoke, lui sa, quindi ora mi manca l'ultima e andiamo. Sto esportando anche l'ultimo, che è quello di Susanna, e poi ho finito finalmente. Alleluia, ho finito. Adesso volevo provare a metterli già tipo nella mail, per vedere anche se ho le mail di tutti, e tipo salvarli nelle bozze, così non devo fare tutto a mezzanotte con l'ansia eccetera, però senza mandarli. Quindi devo vedere se questa cosa funziona, non lo so, devo provare. Ho preparato tutto, ho fatto anche le mail, sono riuscita a non inviarle. Ci sono stati un paio di momenti in cui ero lì lì per inviare la mail, perché è la forza dell'abitudine, ovviamente. Tra un po' mia mamma torna da lavorare, quindi andrò a mangiare, a pranzare. Sprecato la mattina a fare questa cosa, ma va bene, perché è comunque una cosa che volevo fare. E penso che in questi 20 minuti che forse ho prima di andare a mangiare mi metterò a leggere, perché infatti, sapete quale libro ancora non ho finito? Esattamente La vita invisibile di Edith. Mi manca poco però, per oggi non lo finisco, ho deciso che non me ne frega niente, è veramente la prima volta in tutta la mia vita in cui non me ne frega niente di quando finisco un libro, perché di solito mi dava molto fastidio, tipo iniziarlo in un anno e finirlo in un altro, però ora me ne frega niente. Al massimo ho già finito un libro nel 2021, meglio. Mi sta facendo molto schifo questo libro, penso che gli darò una stellina o una stellina e mezza, perché è proprio brutto. E basta, sinceramente, credo che leggerò qualche capitolo mentre aspetto che arrivi l'una e 45 e poi andrò a mangiare, ovviamente. Quindi eccomi qui che vado un pochino avanti con il libro, con il mio pigiama che avete già visto, ops, di Winnie the Pooh, che sapete che è il mio preferito, e i miei calzini bellissimi azzurri che mi ha regalato mia madre, guardate che carini. Comunque vabbè, vado avanti con il libro. Mia tazza di Game of Thrones con scritto Not a Queen, a Khaleesi. Il tè per ora è troppo caldo per bere. Ora io mi metterò qui a fare cosa, vi chiederete? A leggere, ovviamente, ma non La vita invisibile di Eddie LaRue, bensì Harry Potter, perché infatti io e il mio amico Stefano abbiamo deciso di fare questa cosa. Noi nel 2021 volevamo rileggere Harry Potter insieme, in realtà volevamo leggere appunto il primo a gennaio, però io ho pensato, perché non iniziarlo il 31 di dicembre e finire il 2020 con Harry Potter e iniziare il 2021 con Harry Potter, quindi finire un anno di merda bene e iniziare un anno, speriamo, bello bene. Quindi oggi leggerò Harry Potter e vorrei anche forse leggere la parte dove loro vanno ad Hogwarts, proprio arrivano a mezzanotte, mi piacerebbe, ci provo. Quindi niente, adesso andiamo con The Boy Who Lived. Oh mio Dio, Stefano e io in chat ci siamo anche detti la prima frase a vicenda, lui in italiano, io in inglese, e abbiamo deciso di metterci anche la stessa canzone di Ambient World, rendiamoci conto, due fanatici, che è questa qui, cioè Harry Potter Music and Ambience Rainy Nights at Hogwarts. Vedete il mio like messo lì tipo 3 milioni di anni fa, probabilmente il 30 novembre 2018. Comunque andiamo, partiamo con questa ennesima rilettura, evviva. Primo capitolo di Harry Potter mi fa tornare a casa, perché Hogwarts e Harry Potter, per quanto sia problematico, è la mia casa, e due, mi fa incazzare da morire perché ci sono talmente tante cose sbagliate che mi fanno arrabbiare tantissimo. Quindi evviva, direi, che bello, che felicità e che rabbia allo stesso tempo. Io adesso qui spengo la candela
e vado a cucinare con mia madre. Andiamo. Qua hanno anche acceso il fuoco in onore dell'ultimo dell'anno. Molto bello. Qui abbiamo le nostre patate. Qui abbiamo l'acqua per il cotechino. E adesso sbucceremo le patate. Pronti con il time lapse, perché adesso non c'ho più voglia di parlare e andiamo. Ah, e lì c'è il cotechino che non avevo visto. Andiamo. Sapete che i miei vlog sono molto realistici, cioè io ve lo dico tranquillamente, sto avendo un mental breakdown. L'anno scorso a quest'ora stavo avendo un mental breakdown perché stava finendo un decennio. Quest'anno, ve lo dico tranquillamente, non ho avuto il mental breakdown del oh mio Dio, sta finendo il 2020, perché grazie a Dio sta finendo questo anno di merda. Ma è perché i miei mi hanno detto una roba che, mio Dio, e continuano a dirla e mi dà fastidio. E non capiscono che devono smettere di dirla. Quindi ho avuto un mental breakdown e sto ancora avendo un mental breakdown, quindi non sono pronta a fare nulla, ho uscito anche giù le polaroid, cazzo, vabbè. Qui non mi sento molto in grado di fare niente, di scrivere a nessuno, di fare nulla, però voglio fare qualcosa perché non voglio sprecare la mia serata su TikTok, sinceramente non è assolutamente una cosa che voglio fare. Penso che andrò avanti a leggere Harry Potter perché è una cosa che mi rende parecchio felice. So che molti pensano che io sia ripetitiva perché ho appena finito di leggere i libri di Harry Potter e li sto di nuovo rileggendo, però è una cosa che mi rende felice, quindi perché non rileggerli? Alla fine non faccio del male a nessuno rileggendo. Quindi penso che andrò avanti a rileggere quello, a bere il mio tè, perché appunto mi sono rifatta il tè come ogni sera, e mi metterò assolutamente la sveglia più o meno alle 23:45, perché in realtà non ho ancora deciso quando mandare le mail ai miei amici, se mandargliele un po' prima di mezzanotte oppure a mezzanotte oppure un paio di minuti dopo, perché ho pensato che comunque le linee saranno intasate a mezzanotte. Proverò a mezzanotte in punto. E sapete cosa? Penso che ascolterò adesso la canzone che volevo ascoltare a mezzanotte. Non solo perché così potete sentirla anche voi, ma perché ho bisogno di tirarmi un pochino su di morale e fare magari un po' il piantino liberatorio. Direi di sì, andiamo. Scusate il mio computer super sporco, comunque la canzone si chiama 10 out of 10 di Rex Orange County. Io veramente la adoro come canzone e l'avevo ascoltata anche a mezzanotte del 2020. Ovviamente nel 2020 non si è avverata come canzone, però riproviamoci, ecco. Vi lascerò la traduzione qua sotto, il videoclip qua sopra, guardatevelo e ascoltate Rex. E ora direi di ballare. Ok, sono decisamente pronta. Scusate i miei pantaloni, tutto quanto, ma ormai siamo di casa. 3, 2, 1 e si parte. Decisamente. Shit together this year, maybe, maybe a 10. Put myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. I did it again.
The people you choose and where you from. Decisamente, raga, decisamente. Oh, è stato veramente liberatorio. Mi sento un po' meglio. Wow, ok. Questa volta mi sono messa Hogwarts Great Hall perché mi dà molto torniamo ad Hogwarts, zia, torniamo a casa vibes. E adesso vado a leggere il secondo capitolo, perché in realtà ho letto solamente un capitolo prima di Harry Potter, perché poi sono andata a mangiare. Quindi sicuramente non arriverò al mio goal di arrivare a pagina 120 per oggi, per mezzanotte, perché sono già le 22. Però va bene lo stesso, dai, qualsiasi capitolo andrà bene, l'importante e leggere Harry Potter stasera, tornare nel mondo fittizio di Harry Potter. Quindi con la musica di sottofondo direi di spegnere questa luce. Oddio, sarà meglio accendere prima l'altra. Vabbè, ora accendo questa. Ok, mi metto sotto le coperte. Ah, che tra l'altro sono quelle di Harry Potter. Con i due cuscini di Harry Potter sono poco fissata. E mi metto qui ufficialmente a leggere. Adesso vado avanti e mi leggo anche il terzo capitolo, cioè The Letters from No One. E se lo finisco sarebbe il capitolo prima dell'arrivo di Hagrid. E voglio dire, sarebbe veramente figo se lo finissi prima di mezzanotte, perché vorrebbe dire iniziare poi il 2021 coprendo di andare ad Hogwarts. Anche se, voglio dire, sono già nata ad Hogwarts molte volte, però vabbè. Sono le 20. 23:38, io ho deciso di smettere di leggere perché tanto tra pochissimo mi suona la sveglia, perché devo ricontrollare le mail da mandare ai miei amici perché ho l'ansia. La cosa molto strana è che l'ultimo capitolo che ho letto di Harry Potter finiva con Harry che letteralmente faceva il countdown anche lui, perché stava aspettando che passassero i minuti che arrivasse il suo compleanno, e tipo diceva: ok, mancano 11 minuti, poi ne mancano 3, poi ne mancano 2, poi mancavano letteralmente 5, 4, 3, 2, 1 secondi. E poi il capitolo finisce che arriva Hagrid e mi ha fatto molto strano. Sto controllando le mail, in particolare sto anche controllando che ogni mail abbia la playlist giusta e il PDF giusto, perché ho l'ansia, letteralmente ho l'ansia di inviare qualcosa di sbagliato. Posso spendere questi ultimi minuti del 2020 per ascoltarmi per l'ultima volta Fuck 2020, quella canzone lì? Con le cuffie, raga, non ve la faccio ascoltare anche a voi, scusate, però sappiate che me la sto per ascoltare, ok? Bene, sono le 23:52:55 secondi. Mi ha letteralmente colpito adesso il fatto che il 2020 sta per finire. Mi sono messa a piangere perché il 2020 sta per finire e perché è passato un cazzo di anno e io l'ho sprecato a fare niente. E sì, ho avuto questa realizzazione a letteralmente 8 minuti alla fine del 2020. Buonasera a tutti, penso che questo sia il culmine della mia stupidità, grazie. Vado a clowneggiare ancora per un po' perché tra un po' mando le mail. Mancano quasi 2 minuti, raga, io ho l'ansia, mi scappa la pipì, ma oppure che se pipì per ansia, però vado a fare la pipì. Manca letteralmente un minuto, facciamo il countdown. Sì, io sto piangendo, ma non importa, facciamo finta di niente. Ok, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon 2021. Sotto c'è mia madre che urla. Evviva, che triste. Ok, adesso io inizio a inviare le mail. Unica cosa bella di tutto questo video. Andiamo. Ok, ho spedito tutte le mail, mi sono un po' calmata. Ora quello che devo fare è ascoltare L'anno che verrà. Poi ho finito di fare tutte le cose che dovevo fare. Sotto sento mia madre che parla con mia sorella e i miei nipoti. Io non ho intenzione di andare giù perché non ce la faccio in questo stato. Ascolto L'anno che verrà e piango. Non mi posso neanche filmare, altra gente dorme in casa. Non posso ascoltare senza le cuffie, quelle senza filo, sono rimasta in macchina. Raga, la vita di merda del 2020 è finita, però vabbè, non importa. Però vado ad ascoltarmi la canzone e poi basta, sinceramente, raga, cioè questo vlog sarà anche troppo lungo. Cosa vi devo dire? Questo è stato il mio capodanno. Il 2020 è finito, finalmente, per carità, però è sempre difficile. Update, quasi tutti i miei amici mi hanno risposto, alcuni l'hanno già letta, ho leggiucchiata e le lettere sono piaciute. Volevo solo dire questo, mi sento un po' proud. Posso andare a dormire felice, domani vi faccio l'outro di questo video perché non ce la faccio in questo momento, non sono mentalmente stabile. Bye. Ok, è ufficialmente giorno dopo e sono qui ovviamente per fare l'outro di questo video. Ieri sera è stato veramente traumatico, però sono felice di averlo filmato, di avere questo ricordo indelebile nella mia mente. No, veramente, sono estremamente convinta di non essere stata l'unica ad aver passato un momento così brutto, se non ieri in particolare, in un altro capodanno. Quindi penso che sia doveroso mostrare anche la parte più brutta della vita, non solo quella più bella, sui social media. Però niente, per il video di oggi è tutto, spero che comunque vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un commento qua sotto, fatemi sapere quello che voi avete fatto a capodanno. Niente, ci vediamo
vediamo presto per nuovi contenuti su questo canale, che spero vi piaceranno, e vi auguro soprattutto un buon 2021, che spero sia un anno migliore del 2020, perché il 2020 ha fatto cagare, tutti lo sappiamo, e quindi niente, speriamo in un miglior 2021.